un bel pareggio contro la Juventus. Sì, noi abbiamo scritto un pezzo di storia oggi per la SPAL. Beh, abbiamo giocato bene e contenuto bene la Juve. Perché, esatto. La salvezza è vicina così, facendo. Ma bisogna vedere, perché c'è da lottare fino all'ultima giornata, guarda. Grazie. Secondo me è così, grazie, prego. Un ottimo punto, ragazzi, con la Juventus. Siamo contenti, ci abbiamo creduto fino alla fine, come Sassuolo, come le altre partite. È un punto che ne vale tre. Certo, diciamo che su tutti, secondo me, Costa e Lazzari hanno fatto un ottimo lavoro. Mantenuci sopra le vetri, come al solito. Secondo me sì, possiamo arrivarci, fare così e ce la faremo. Forza SPAL! Un ottimo punto conquistato contro la capolista Juventus. Un punto d'oro che ci permetterà di rimanere in Serie A perché siamo troppo forti. Tutti positivi quest'oggi? Tutti positivi. Grande squadra, grande pubblico come sempre. Grazie. Grazie a voi. La SPAL, un ottimo punto della SPAL quest'oggi contro la Juventus. È eccezionale, non me l'aspettavo e devo dire la verità. È un gran risultato, benissimo. Ciao. Tutti positivi? Tutti positivi, tutti. Grazie. Prego, ciao. La più bella SPAL del campionato, che finora una squadra così non può andare in Serie B. È d'accordo che lei? Sì, anche lei, una difesa registrata, ha chiuso tutti gli spazi alla Juve e questa squadra può veramente farcela. Grazie. A lei. Dalla una SPAL così quest'oggi? Oggi abbiamo giocato bene, abbiamo sofferto, io più di tutti, sto rischiando un colpo apoplettico, però se giochiamo con questa grinta ce la facciamo. Tutti positivi, Schiattarella ovunque, anche la difesa? Ovunque, mi dispiace per Viviani, però con Schiattarella siamo più equilibrati. Adesso domenica, vabbè, pausa, dopo riprendiamo con squadre più alla nostra portata. A Genova bisogna fare tre punti. A Genova bisogna fare tre punti, ma sarà dura, sarà dura. Grazie, Forza SPAL. Ciao. Come giudicate questo pareggio interno della SPAL contro la capolista Juventus? Forza SPAL! Ha giocato la migliore partita di questo campionato. Questa squadra non può retrocedere. Speriamo non retroceda. Avrebbe dovuto fare la stessa partita di oggi, domenica, a Sassuolo. Anche lei d'accordo? D'accordissimo. A Sassuolo non l'abbiamo giocato, avremmo dovuto giocare meglio. Quindi oggi tutti positivi, sperando che con questo spirito la SPAL vada anche a giocare fra due settimane col Genova. Speriamo. Se così fosse, vinciamo. Grazie. A voi. Un pareggio interno con la Juventus. Fantastico. La Juve con chi ha pareggiato fino adesso? Con pochi, credo. Esatto. Peccato per non aver fatto un gol, magari diciamo è una, anche. È una partita storica, direi. Storica, veramente grandi. Speriamo di continuare con questo spirito per raggiungere la salvezza. Beh, io penso di sì, perché psicologicamente adesso sono carichi tutti. Bene così, forza grazie. SPAL. Ti aspettavi una SPAL del genere quest'oggi? Mi aspettavo anche una Juventus diversa, perché effettivamente non abbiamo giocato da Juventus. Comunque è onore alla SPAL che è riuscita a pareggiare con una grande squadra. Grazie. Prego. Grande un Maggi. Pareggio con la Juventus, se lo aspettava? Beh, guarda, io ci speravo tantissimo, l'ho detto proprio oggi pomeriggio con mio marito, magari, comunque sono stati fortissimi, fortissimi. Una bella prestazione, positivi tutti i giocatori? Tutti, dal primo all'ultimo. Lazzari secondo me superlativo, comunque gran risultato. Con una SPAL così possiamo salvarci. Senz'altro. Grazie. La vince l'Empoli! C'è tanta euforia in mezzo ai tifosi questa sera, un pareggio insperato. Forza SPAL! Incredibile, grande cuore, grandi tutti! Così ci possiamo salvare. Sì, se giochiamo tutte così sicuramente. Ci possiamo salvare, ragazzi! Alla grande. Crederci, grande gruppo. Grande! Così va per gli squadroni, ma ti fotte!